Ecco ragazzi, siamo qui a provare lo stand up paddle, nuova disciplina che prova il trap. Compare la tavola e poi la proviamo. C'è ancora caldo, sono le 7 di sera, ma sono carico a provare un nuovo sport. Forza trap! Ok, adesso possiamo provare ad alzarci. Ci sono, raga! Oh, ok. Non sono ancora caduto! Gira di qua, cazzo! Oh! Non di là! Non di là! Proviamo ad alzarci, raga. Adesso che le onde ci assistono un po' di più. Mamma mia. Ok. Oh! Ho rischiato di perdere tutto. Dai che andiamo. Vai. Ma grande, ce la sto facendo. Ma cadi in un modo strainnaturale. Prova l'equilibrio. L'armonia con l'ago trap, l'armonia ci vuole. Dai. L'armonia con le onde, con tutto. Col vento, il lago e le onde. Via. Bilanciamento. Armonia. Vento. Onda. Ale. Ale. Oh, ce l'ho fatta, raga. Non mi sono accorto che era così lunga sta tavola. Adesso che sono in centro, in effetti è tutta un'altra storia. Non esagerare. Prova il bilanciamento per andare. Bravo. Bravo. No, 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 no. Sto facendo una prestazione sportiva incredibile. Sono morto dalla fatica. No, scherzo. Per tutti i turisti in ascolto, in realtà è una bella vacanza sul lago. Bisogna avere un po' di equilibrio, magari più di me. E per il resto, cioè alla fine io lo sto usando da 20 minuti e più o meno riesco a starci in piedi. Perciò è veramente semplice. Diciamo che una volta che ci si abitua ad ondolare un po', si cerca e si trova anche la stabilità sulla tavola. Eccolo, eccolo! Appena ho detto sta cosa sono caduto giù, ovviamente, no? Tanto per confermare la mia teoria. E magari l'avessi fatto apposta. Che figo, ormai muovo anche le ginocchia, vecchio. Vai, è così che è il trucco. Per andare più veloce. Schiacciarle le onde. È meglio che la pagaia o il remo, insomma chiamatelo come volete, vada giù dritto. E di usare o diciamo un po' laterale, storto, diagonale, solo per fare le curve, no? Perché così, ecco, così si curva. Mentre per andare più dritti possibili, meglio farlo passare lungo la tavola. Ormai posso, riesco anche a spiegare le cose mentre vado, non ci credo. E appunto quando si va dall'altra, poi bisogna cambiare braccio e invertirli, giustamente. Per curvare, se io volessi curvare di là, uso anche la forza del corpo, il bilanciamento, lo sposto verso quel lato, forza della fisica, questo in tutti gli sport, e vado in quel lato, vedete? Se invece voglio andare di là, faccio così e mi butto di là, al di là delle onde, ormai non le sento neanche più. Il piccolo porticello di Great Lamsay con il pedalò, ok, rallenta che ti portano le onde. Mi raccomando, trap non ammazzarti. Ecco, abbiamo messo i piedi già basso. Easy. Bisogna sempre stare attenti alla pinna. In realtà ce ne sono tre, però quella più fragile ovviamente è quella che va montata in seguito. Prima vi ho fatto vedere brevemente in una clip come si gonfia. Ci vuole un po' di pazienza, ma comunque con l'attrezzatura giusta, magari una doppia pompa, si fa anche velocemente, in realtà in 2-3 minuti. E niente raga, questo è quanto, dal lago di Caldaro è tutto per una nuova avventura. Attenzione, adesso non riesco più a fruttarlo. Nuova avventura, stand up pad, andata molto bene. Ci vediamo al prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo, lasciatemi un like, commentate, fatemi sapere anche se siete interessati a provarne uno così. E niente, iscrivetevi al canale per le prossime avventure. Ciao ragazzi, buona serata.